Ciao, vediamo insieme come editare un testo mantenendo un contorno, quindi un bordo di traccia visibile, live, quindi durante la scrittura. È una tecnica che ci può essere molto utile soprattutto in fase di personalizzazione di un testo all'interno della nostra grafica. Se vogliamo stupire o creare qualcosa di veramente originale, questo potrebbe essere un ottimo modo per presentare un lettering fuori dall'ordinario. Apriamo il nostro file, magari con due tavole da disegno, in modo da presentare la tecnica su due font diversi. Una piccola parentesi, è preferibile lavorare con un font tendenzialmente netto, senza grazie, quindi sans serif, e possibilmente con gli angoli che vanno a delimitare le singole lettere arrotondati. Questo per dare e consegnare un effetto morbido e gradevole, ma chiaramente non è una regola tecnica, è solo un consiglio che può essere chiaramente adattato in base alle nostre esigenze. In questo caso utilizzeremo per il primo esempio il font Comfort, famiglia Regular, chiaramente una dimensione di font in questo caso impostata per 120 punti. Andiamo a selezionare quindi lo strumento testo dalla palette strumenti e andiamo a scrivere la nostra prima lettera. Posso andare poi a ridimensionare la prima lettera per renderla più grande, semplicemente con la combinazione di tasti shift da tastiera più click del mouse andrò a fare quindi un ridimensionamento proporzionale. Lo stesso lavoro lo posso fare anche dal pannellino dinamico nel campo relativo all'aumento della dimensione del font, andando quindi ad agire direttamente sul valore. Una volta selezionata la lettera appena digitata, aprirò il pannello aspetto, andrò quindi sul menu finestra, aspetto. Ed ecco qui. Questa tecnica si concentra tutto all'interno di questo piccolo pannellino. Andiamolo a ingrandire dagli angoli. Ora nella parte bassa noi abbiamo diverse icone. La prima ci permette di aggiungere una traccia, perché in questo caso abbiamo scritto la nostra lettera solo con un colore di riempimento e quindi senza colore di traccia. Andiamo quindi ad aggiungere una traccia. Lasciamo quindi anche il colore nero in questo caso come colore di traccia. Andiamo ad aumentare di un punto, portandolo a due punti, lo spessore. Ci spostiamo ancora in basso, dove si trova l'icona FX che rappresenta gli effetti che possiamo associare a un elemento. Facciamo un clic e apriamo il relativo menu a tendina. Qui vediamo diverse voci. Quella di nostro interesse è la voce tracciato, scostamento tracciato, e si apre il relativo pannellino opzioni di questo effetto. Ora, lo scostamento tracciato ci permette di creare una sorta di traccia che segue la direzione delle forme e delle caratteristiche della lettera o dell'oggetto in questione. Attiviamo sempre la modalità anteprima e come vediamo il risultato già live ci consente di vedere l'effetto in work in progress. Abbiamo tre parametri su cui agire per parametrare e caratterizzare ancora meglio lo scostamento del tracciato e quindi la distanza della traccia rispetto all'elemento. Infatti, come vedete, se io aumento o diminuisco il valore scostamento, vedrò questo effetto sia di avvicinamento, di allontanamento della traccia rispetto all'elemento. Il tipo di spigolatura, viva, arrotondata o smussa, si riferisce appunto alle parti in cui il tracciato attraversa gli angoli della lettera, mantenendone le caratteristiche. Lasciamo quindi viva. Limite smusso possiamo lasciare tranquillamente anche 4. Lasciamo magari un 10 pixel, diamo l'ok. Bene, ora torniamo sul menu effetti, andiamo questa volta sulla voce elaborazione tracciati e andiamo ad aggiungere. La funzione aggiungi è molto utile perché ci permette di unire in un unico tracciato, quindi in un'unica traccia di contorno, il bordo dell'intero testo che andremo ad editare live. Se infatti ci spostiamo sulla parete degli strumenti, riselezioniamo lo strumento testo, ci spostiamo con il mouse alla fine della lettera, facciamo un clic e cominciamo a scrivere. Come vedete, il testo mantiene live il tracciato, quindi il bordo che gli abbiamo generato, e come potete vedere, tra una lettera e l'altra non c'è l'interruzione, ma il tracciato risulta unito in un unico grande tracciato, continuo, questo perché abbiamo aggiunto l'opzione aggiungi. Se vado a selezionare il testo e apro di nuovo il pannellino aspetto, che per comodità ho posto tra le anteprime veloci, e vado a nascondere l'opzione aggiungi, vedrò che le singole lettere avranno ognuna una sua traccia e quindi il percorso di traccia non sarà più continuo. Con il testo sempre selezionato vado ad aprire di nuovo il pannello aspetto, rendo di nuovo visibile l'effetto aggiungi. In questo modo il percorso tracciato sarà un unico percorso per tutto il testo. Il testo potrà essere editato live mantenendo sempre il valore di traccia che gli abbiamo consegnato. Possiamo chiaramente aumentare il valore dello scostamento e questo ci permette, attiviamo sempre la modalità anteprima, di unire ancora di più il tracciato lì dove per esempio c'erano dei punti magari distanti, come per esempio il puntino della I. Clicchiamo su OK. Immaginiamo adesso di utilizzare questo effetto per un testo scritto con un font con grazie, quindi con dei grigori o comunque con degli angoli non netti e puliti ma particolareggiati, un font serif.
apriamo il menu a tendina dei font che il sistema di Illustrator ci mette a disposizione. Andiamo per esempio a selezionare il font Bell MT. Faccio un clic, vado a digitare la mia lettera, dopodiché la vado a ingrandire in maniera proporzionale. Sempre con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse, vado poi ad aprire il pannello Aspetto, dal menu Finestra Aspetto. Aggiungo una traccia con il valore di 2 punti. Per cominciare poi posso chiaramente modificarlo ed editarlo in corso d'opera. Mi sposto di nuovo nella parte bassa, vado ad aggiungere un effetto. Tracciato, scostamento tracciato, applico sempre la modalità anteprima e aumento magari il valore dello scostamento lasciando gli altri parametri, spigoli, limite smusso, invariati. Do l'ok. Ora fondamentale, torno sul menu degli effetti, sulla voce elaborazione tracciati, clicco su aggiungi. Ora di nuovo prelevo lo strumento testo dal pannellino strumenti, mi sposto verso la fine della lettera e continuo la mia parola. Ecco qua, vedremo un unico percorso che lega le lettere grazie appunto al fatto di aver aggiunto da elaborazione tracciati la modalità di unione, quindi somma, dei vari tracciati in un unico percorso. Qui chiaramente abbiamo un puntino molto più in alto rispetto al resto della parola. Torniamo quindi ad aprire il pannello in aspetto, da qui possiamo modificare lo spessore della traccia, come vediamo live, oppure cliccando su modifica tracciato possiamo andare a modificare, quindi a cambiare lo scostamento, il valore dello scostamento. Applichiamo sempre la modalità anteprima. E da qui vedremo come possiamo enfatizzare, quindi amplificare, il valore dell'effetto finale, fino quasi a far perdere i dettagli dei lineamenti dell'intero percorso tracciato, oppure mantenerci su qualcosa di più sostenibile a livello visivo, come per esempio in questo caso. Diamo l'ok. Abbiamo visto quindi entrambi i casi in cui poter applicare questo effetto di scontornamento di un testo, mantenimento della traccia, durante la scrittura. Chiaramente possiamo anche espandere questo oggetto, vettorializzandolo, quindi selezionandolo, andando sul menu Oggetto, Espandi aspetto, di nuovo oggetto, espandi, flaggando sia oggetto che riempimento che traccia, cliccando su ok. A questo punto però l'oggetto non è più modificabile perché è diventato appunto un oggetto vettoriale, come possiamo vedere dai tanti punti di ancoraggio che lo vanno a comporre. In questo caso può essere esportato come oggetto vettoriale, selezionandolo, poi col tasto destro cliccare su esporta selezione. Qui sulla sinistra possiamo dare un nome al nostro testo che stiamo esportando e qui in basso sulla destra associargli un formato, chiaramente PNG se vogliamo mantenere la trasparenza nel caso ci fosse uno sfondo, PDF se volessimo invece mantenere le caratteristiche della vettorialità per garantirci una stampa altamente risolutiva senza problemi di errori, o SVG se volessimo mantenere l'alta risoluzione per il web come se fosse appunto un vettoriale per il web. Se ti è piaciuto questo video non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!